una volta al centro di identificazione ed espulsione della capitale, appunto. Un mese fa alcuni migranti si erano cuciti le labbra. Ebbene, nessun provvedimento nel frattempo è stato preso ed è successo ancora una volta. Sentiamo. La prima protesta delle bocche cucite era stata a dicembre, poco prima di Natale, al centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria a Roma. Alcuni immigrati africani avevano forgiato un ago usando la parte metallica di un accendino e con dei fili strappati da una coperta si erano cuciti le labbra. Subito dopo avevano iniziato uno sciopero della fame e la notte di Natale avevano portato in cortile i materassi per dormire al freddo, all'aperto. In 17 sono rimasti con le bocche serrate per 5 giorni fino a farle infettare, decidendo di scucirle solo, avevano detto, per rispetto al prete che aveva celebrato la messa per loro. Un'azione cruenta e disperata per richiamare l'attenzione dell'Italia sulle loro condizioni. Siamo come in prigione, viviamo qui come animali, le giornate non passano mai e non abbiamo certezze sul futuro, raccontavano in quei giorni a giornalisti e politici andati lì a far loro visita. Ora la protesta è ripresa. Altri 13 immigrati si sono cuciti le labbra ieri sera. Ancora una volta stigmatizzano con il silenzio le condizioni e i tempi di permanenza al centro, eccessivamente lunghi. Sono marocchini e 9 di loro erano approdati a Lampedusa con un gommone partendo dalla Libia. Il garante dei detenuti del Lazio, Angelo Marroni, li ha incontrati nei giorni scorsi. Il tempo della politica, afferma oggi, scorre molto più lentamente di quello di queste persone. Spero che dopo le promesse il Parlamento approvi presto le norme necessarie per fermare questa vergogna, la vergogna di luoghi senza dignità come i CIE. Manuela Iati, Sky TG24.